Ciao ragazzi, eccoci alla puntata numero 7 sul sistema Mechanim. Dunque, ci siamo lasciati qui con il sistema di locomozioni funzionante e a questo punto direi che è il caso di aggiungere il salto. Allora, di salti qui ne abbiamo una serie, ma in tutta onestà non è che siano decenti, eh? Allora, quello che io stavo pensando di usare non è questo, è questo qui. Ok. Fra 158 e 266. Sinceramente non ricordo se questa qui io l'avevo già adattata come animazione oppure no. Mi puzza di sì perché il 158.266 non è esattamente così come arrivano questi raw mockup data. Comunque, tra 158 e 266 diciamo che l'animazione è più o meno accettabile. Poi vediamo di trovare più avanti qualche animazione migliore magari. Però nel frattempo per fare quello che dobbiamo fare in questo momento, questa animazione qui credo che basti d'avanzi. Quindi andiamo qui abbiamo la nostra animazione. Quello che dobbiamo fare è semplicemente buttarla dentro. Ok? La buttiamo dentro così e creiamo semplicemente delle transizioni. Una transizione da qui a lì e una. Scusate, da qui a tornare indietro. Ok? Ora abbiamo bisogno anche di un bel bool o anche un trigger in questo caso, in effetti, e lo chiamiamo salta. Un trigger perché una volta che è partita l'animazione la facciamo arrivare in fondo e quindi non abbiamo bisogno che rimanga attivo, basta che lo attiviamo, poi si spegne automaticamente, no? Il trigger l'avevamo già detto. Dunque, a questo punto, transizione da locomozione verso il nostro salto, quando salta, ok? Quindi quando la condizione salta viene attivata, trattandosi di un trigger, praticamente di un interruttore che si autospegne, non c'è, diciamo, il vero o falso. Non bisogna attestare vero o falso, è automaticamente vero, ok? E sappiamo che diventa falso subito dopo. Quindi da locomozione facciamo il salto e a tornare indietro ci va benissimo l'exit time, cioè quando l'animazione ha terminato, torniamo semplicemente indietro, ok? Tecnicamente è tutto qui. Ok? Quindi dobbiamo impostare questo salto, anzi, scusate, ho usato una maiuscola che però non è proprio il massimo della vita, eh? Ecco, si è mangiato via anche la, per qualche ragione, la transizione a tornare indietro. Devo aver premuto un tasto di troppo. Vabbè, comunque questa qui abbiamo detto torna indietro e torna indietro semplicemente quando termina. Va bene? Ok, allora tutto quello che dobbiamo fare a questo punto è tornare innanzitutto sulla nostra scena. No, scena vuota non ci interessa. Allora, noi qui abbiamo, vi ricordate, il nostro Vincent che ha questo funzionamento qua che avevamo lasciato. Ovviamente dobbiamo decidere come farlo saltare. Io direi che premendo la barra spazio va benissimo. Noi abbiamo già aggiunto il comportamento all'animatore, vedete il mio controller che è qui, quindi tutto quello che dobbiamo fare è semplicemente andare qui nel controllo di animazione che è qui perché mi dice che mancano degli eventi per la pedata. In questo momento non che ce ne freghi più di tanto, l'avevamo già visto prima. Allora, vediamo un secondo. A questo punto,
cosa dobbiamo fare? Dobbiamo controllare se per caso c'è c'è il tasto barra spazio che è stato premuto. Quindi diciamo che if in input punto, vi ricordate quello che avevamo detto sul get key? Eh? Vi ricordate, avevamo detto che get key è sempre vero fino a che non si tiene un tasto premuto, mentre get key down è vero solo durante il fotogramma in cui abbassiamo il tasto, e get key up è vero solo durante il fotogramma in cui tiriamo sul tasto, lo lasciamo. Quindi in questo caso, quando premiamo la barra spazio, ci interessa sollevare il trigger, ma non in maniera continuata, di conseguenza solo quando tocchiamo il tasto barra spazio. Quindi keycode punto space, che cosa facciamo? Diciamo anim punto set trigger abbiamo detto salta, giusto? Ok, quindi molto semplicemente noi qui diciamo che se premiamo spazio, setta il trigger a salta, poco importa di dove siamo, cosa stiamo facendo. Vediamo come si comporta a questo punto. Allora, scusate, ecco qua, abbiamo una visuale. Clicchiamo qua in maniera che, ok, prenda il nostro input. Fammi tornare indietro in maniera che si veda un po' meglio. Eccoci qua. Hop! Questa animazione fa un po' schifo, vero? Comincio a credere che questa animazione non solo non mi convinceva, ma proprio, fa un po' vedere che fa. Ah, questo si arrampica proprio, cammina. Ok, va bene. Allora, io credo che il principio l'abbiamo capito tutti. Ho paura che l'animazione in questione non sia esattamente quella che ci andava bene. Vediamo quest'altra qua com'è, ma mi puzza che. Sì, questi proprio, ma che animazioni ci hanno messo qua? Scusate ragazzi, io qui avevo semplicemente dato un po' per scontato. Ok, avete visto quest'altro qui che fa? Dunque, vediamo di tornare un po' indietro. Dove sta questo? Ciao, eh. Vabbè, avete visto sì che cosa sta facendo adesso questo signore. Ok, hop, zoppa. Sì, vabbè. Vabbè, non è esattamente il salto che mi aspettavo di mettere dentro, ma. Vabbè, giuro che per la prossima volta vedo di trovare un'animazione di salto accettabile che possiamo usare in maniera decente. Perché adesso diciamo che abbiamo un'altra cosa da vedere, e cioè vi prego di guardare attentamente che cosa succede qui adesso quando salta, ok? Adesso lo lascio selezionato e lo eseguo. Guardate bene. Cosa abbiamo notato? C'è una cosa in particolare, eh? Quello che dobbiamo guardare attentamente è quella capsula, vedete, del collider. Ok? Vedete?
Lo facciamo andare al rallentatore un attimino, così capiamo bene il problema. Guardate. Vedete che il tizio salta, ma la capsula è rimasta uguale. Di conseguenza, in realtà sbatte sotto, sbatte sopra. E qui non è che andiamo molto lontani, giusto? Bene, e questa qui è una cosa che è necessario risolvere. Ora, per risolvere questa cosa qui, purtroppo, avete bisogno di Unity Professional. E questo perché abbiamo necessità di usare le curve. Ora, fate bene attenzione, perché questa parte qui, se non avete Unity Professional, ovviamente voi non... non la potete mettere in pratica, però sicuramente la potete capire. Allora, innanzitutto cominciamo a dare a questo strato un nome più decente, di tipo salto, che è meglio, almeno capiamo di che cosa stiamo parlando. Che quando abbiamo trascinato l'animazione, ovviamente ha preso il nome dell'animazione stessa, però come nome di strato non mi sembra proprio, anche perché poi ci serve, quindi. Allora, questo qui è il nostro strato. Lo strato corrisponde a questa animazione, che adesso però dobbiamo editare a questo punto. Io qui avevo, credo, già messo assieme una roba. Sì, però la cancelliamo così. Allora, che cosa significa? Cosa dobbiamo fare? Vi ricordate come abbiamo fatto per le pedate lì del piede che faceva fumo, no? Praticamente qui siamo in una situazione esattamente identica, cioè andiamo con curve. Questo qui adesso la chiamiamo curva salto, tanto per essere molto originali. Curva salto. Dunque, io ci clicco sopra qui, innanzitutto, vedete qua c'è un editor di curve e la prima cosa che devo fare è stabilire che sta benedetta curva qui abbia un valore di partenza che è oh, ce la potevo fare? Scusatemi. Allora. Ok, adesso sì che ce la possiamo fare. E uno. Giusto, 1 e 1 più o meno dovremmo esserci. Perché questo? Anzi, vediamo un po'. Non so per quale ragione, ma questo l'editor delle curve fa un pochettino schifo, eh? Vabbè, sembrerebbe che ci siamo. Questa qui è 1 e basta, giusto? Sì. Guardando qua, direi che è tutto a 1. Allora, 1 è il nostro moltiplicatore che useremo per dire che la curva è semplicemente a 1, cioè rappresenta l'intero della nostra capsula. Però, ovviamente, qui, ecco qui. È l'ultimo punto, direi, in cui è 1, giusto? Quindi qui mettiamo un fotogramma, lo marchiamo un punto in cui è 1, qui marchiamo il punto, direi, in cui è, diciamo, 0,4, forse, poi adesso vediamo se è giusto o no. E andando giù, hop, qui tocca terra, giusto? E quindi fotogramma e torniamo a 1, ok? Perché
Perfetto. Va bene, allora abbiamo fatto la nostra curva qua. Applichiamo. Abbiamo detto che la nostra curva si chiama curva salto. Lo copio. Perché? Perché io qui avevo messo un riduzione, chiamiamolo pure curva salto. Scusatemi. Mi sarete accorti che avevo fermato un attimino il video che dovevo assolutamente ingoiare un po' d'acqua. Avevo messo giù già il parametro, però chiaramente poi l'ho chiamato in modo diverso qui adesso live e abbiamo corretto. Quindi curva salto, perfetto, curva salto. Questo che significa? Significa semplicemente che questo valore qui adesso io potrò leggerlo tra i parametri. Invece di fare la set, farò il get di questo parametro, va bene? Banalmente, niente di più. Quindi qui non dobbiamo fare niente perché ovviamente Vincent ha già il controller associato, mentre invece dobbiamo scrivere un pochino di codice. Quindi scriviamo innanzitutto che se, qui dobbiamo controllare lo stato, se anim punto get current animation state info, cioè prendiamo l'animazione corretta, scusatemi, dello layer 0, cioè il base layer, se il nome è salto, quindi se sta eseguendo il salto, che dobbiamo dire? Dobbiamo dire che mi sono dimenticato un pezzo, perché sennò qua ci serve prima innanzitutto una variabile per conservare il valore originale di capsula, cioè dell'altezza della capsula, quindi diciamo float privato float altezza capsula. Questo qui è il valore originale che noi sappiamo che deve esserci, lo mettiamo qua e diciamo che altezza capsula è uguale a capsula punto height, così ce lo siamo tenuti da parte. Questo perché? Perché adesso qui dobbiamo dire che capsula punto height è uguale a che cosa? Ad altezza capsula moltiplicato get, no, scusatemi, anim punto get float. E questo qui è un, dicevamo che abbiamo chiamato come, è meglio che lo copiamo e lo incolliamo, curva salto, eccolo qua. Quindi questo si chiama curva salto. Punto e virgola, salviamo e basta direi, ok? Non ci interessa probabilmente neanche andare a ripristinarlo con sicurezza, perché tanto all'ingresso l'altezza di curva 8 è curva, è uguale all'altezza capsula, e sia all'ingresso che all'uscita dello stato salto questo qui ci restituisce 1, quindi sia all'inizio che alla fine dell'esecuzione di questo viene ripristinato il valore di capsula 8 altezza capsula moltiplicato 1, quindi direi che non ci serve neanche di fare una particolare reimpostazione. Tutto quello che dobbiamo fare è semplicemente questo. Nient'altro, vediamo se è vero, magari ho scritto una fesseria, non se ne parla più. Eseguiamo. Facciamo passo passo come abbiamo fatto prima, tanto per vederla, no? Quindi andiamo qua, eseguiamo e vediamo. L'ho messo in pausa e adesso passo passo vediamo che cosa succede. Guardate la capsula, così si vede male. Ecco, mettiamoci così, che si vede meglio, c'è più contrasto. Ecco, vedete che la capsula si restringe, quindi se qui ci fosse un ostacolo o qualunque altra cosa, non ci andrebbe a sbattere contro. Poi vedete che piano piano adesso, op, torna ad essere normale fino a, ovviamente, ops, che ho fatto? Fino ad essere questa cosa qui che mi ci ha fregato, direi, perché io ho contato sul fatto che non me lo, cioè che non era necessario ripristinare l'altezza,
ma evidentemente sapete cosa? Esegue questo anche nel momento in cui esce e quindi mi azzera curva salto, il che non è proprio intelligente. Mi puzza che c'è un buco. Vabbè, insomma, è un buco che si tappa banalmente scrivendo una cosa del genere. Allora, copio questa riga e scrivo EOS. Non è bello in tutta onestà, fa anche un po' schifo, però. Ecco qua, è veramente un po' una schifezza, però che dobbiamo fare? E così facendo, a questo punto qui, ovviamente abbiamo la situazione corretta. Rifa, qui abbiamo, come vedete, la nostra capsula che si allarga e ovviamente adesso, se lo mandiamo, rimane. Avete visto che per un attimo si è azzerato di nuovo del tutto? Perché evidentemente Mechanim, per qualche ragione, nella transizione continua a dare in lettura quello stato lì. Che, boh, direi che forse è il caso di aprire un bug con i signori di Unity, per quanto di solito poi ci mettono 500 anni a tapparli. Ok? Allora, ovviamente per fare questa cosa qui possiamo anche trovare dei trucchi, tra virgolette, nel senso che una cosa che potremmo fare è vedere a che altezza siamo da terra facendo un raycast e modificare l'altezza della capsula, però onestamente è un arrangiamento un po' così. Casomai lo facciamo per un video a seguire. Diciamo prossimo video l'arrangiamento usando Unity Free, che però vi avviso non sarà certamente un granché, perché mentre qui stiamo lavorando direttamente sull'animazione, lavorando con diciamo un arrangiamento con Unity Free o con un raycast, o possiamo farlo anche come abbiamo fatto con le pedate, cioè in pratica possiamo andare qui e possiamo farla, sì, che forse è ancora meglio. Possiamo dire che andiamo per esempio a mettere qua un evento in cui dico set a 1, poi qui un evento set in cui mette una variabile a 0.4. Sì, si può fare un lavoro di questo genere. È onestamente un po' così. Vogliamo farlo direttamente, non se ne parla più, quasi quasi. Facciamo, va, tanto non ci vuole molto. Allora, facciamo così, questa roba qui la commentiamo. Ok, avendola commentata, adesso che cosa abbiamo ottenuto? Che se io eseguo, anche se io la curva qui continuo ad averla, chiaramente se io eseguo, adesso è commentato, quindi la capsula, come vedete, la capsula rimane così. Quindi ci sbatte. Quindi va bene. Facciamo il nostro trucco. Allora, diciamo che creiamo una funzione, un metodo che si chiama void. Allora, fammi vedere un attimino come possiamo fare di qua innanzitutto. Eventi, vediamo un poco. Allora, qui diciamo che qua mettiamo un evento in cui set capsula e lo manda a 1. Passiamo proprio un parametro float 1, ok? Banalmente gli passiamo un parametro, gli diciamo qui va messo a 1, va bene? Così siamo sicuri di resettarlo come si deve, sia all'ingresso che all'uscita, che è la cosa migliore del mondo. Vabbè, qui facciamo float quanto
E diciamo banalmente, vedete questa roba qua, capsula 8 uguale, la copio, che pigro che sono, faccio schifo, quanto punto e virgola, basta, abbiamo finito in realtà, no? Quello che dobbiamo fare è andare qua e sappiamo che qui per esempio dobbiamo chiamare il nostro, scusatemi, copio anche qua, sempre per la serie che sono pigro. Andiamo qua, abbiamo detto che qui ci mettiamo il set capsula e lo mettiamo a 0.4, giusto? Dopodiché qui deve tornare a 1. Ok, perfetto. Così abbiamo anche resettato. Ovviamente ci conviene anche adesso trovare dei valori intermedi, tipo per esempio qui andiamo per esempio a dire che facciamo il set a 0.75, eh? E la stessa cosa andiamo a fare probabilmente qui a 0.75, va bene? Possiamo farlo, potremmo farlo ancora più di fino se vogliamo che sia ancora più preciso, ma per adesso lasciamolo così a scopo, a titolo dimostrativo. Poi se volete potete mettervi lì e farlo molto ma molto più fino. Allora, direi che anche qui siamo punti da capo, applichiamo, abbiamo i nostri eventi e quindi vediamo che cosa succede. Ovviamente non sarà così perfetta, diciamo, no? Come abbiamo visto accadere con le curve, giusto? E vediamo che cosa succede. Ok, andiamo qui, eseguiamo. Hop. Ecco, vedete che è già stato fatto partire un evento, magari un pochettino troppo presto. Ok, vedete che non è proprio il massimo della vita. E non ha preso quello a 1. Direi che si è perso un evento per strada. Vediamo un po'. No, non le curve, gli eventi. Grazie. Ah, set capsula a 1. Si è persa per la strada. Parla più. E questo qui in uscita è a 1, non ho capito bene per quale ragione applica. Vediamo un po'. Ok, anche qui c'è qualche cosa con gli Unity che non mi convince in maniera particolare. Facciamo che ne aggiungiamo un altro qua. In uscita di nuovo. In cui lo mettiamo a 1. No, ma io sono stupido, scusatemi. Vi siete accorti di che cosa ho fatto? Io gli sto passando dei parametri e qui, anziché fare questo mestiere qua, lo impostavo a quanto? Vedete che a volte uno è cretino, eh? Va bene. Chiedo umilmente scusa, ma come vedete capita a tutti di essere idioti. Allora, eccoci qua e via.
Eccoci qua, e abbiamo ottenuto quello che volevamo. Come abbiamo detto prima, fa un tantinello schifo, eh? Vedete, fa qui, fa 0.75, punk 75 e 1. Non è proprio il massimo della vita, eh? Giusto? Decisamente non lo è. Potete sbizzarrirvi un pochettino con gli eventi in maniera da riuscire a dargli il più possibile. Ecco qua, questo qui ne è un altro che... Ah, questo qui è giusto, ma... Direi che da spostare lì, eh. Qui abbiamo il nostro 04 che magari è da spostare ancora un pochino più indietro. Sì, andiamo un po', però più di tanto sì, buonanotte. Più di tanto non possiamo migliorarlo, eh? Ok. Avete capito come che funziona il sistema e avete anche capito perché, diciamo, la versione professionale da questo punto di vista è assolutamente, la cosa più indicata per fare questi mestieri qua, anche perché naturalmente vi permette di avere un controllo finissimo sulla gestione delle animazioni. Va bene, abbiamo visto anche questa cosa qui e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!